Marzi News oggi incontra rinnovamento e sviluppo nella persona di Roberto Giovagnoli. Siamo a Tagliacozzo e siamo con l'opposizione, uno dei due gruppi d'opposizione, per tornare sulla vicenda che noi abbiamo lanciato, quella legata alle scuole, a Di Marco Testa. Innanzitutto salve signor Giovagnoli, Buonasera, salve. direttore, è un piacere. Grazie anche per noi. Allora, se lei è qui, ci sarà un perché. Forse Di Marco Testa non ha detto tutta la verità? Ma guardi, innanzitutto grazie per avermi ospitato, ringrazio Marzia Prego, News prego. perché mi dà l'opportunità di chiarire alcuni punti che probabilmente non sono molto, non sono facilmente distinguibili. Diciamo che è un settore poco conosciuto, abbastanza Abbastanza complicato e poco complicato, conosciuto, sì. sì. Infatti, quello che mi preme sottolineare è la distinzione fra la legge 3274 del 2003, la famosa Berlusconi-Bertolaso, che trova applicazione, effettivamente trova applicazione solamente nel 2008, ma fondamentalmente nel 2009. Perché? Perché all'inizio la legge viene fatta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Protezione Civile. Ci manca l'anello più importante, il Cioè? Ministero dei Lavori Pubblici. Signor Giovagnoli, la interrompo subito perché ci Sì. sono troppi tecnicismi. Cerchiamo di farci capire dove sta la magagna in quello che ci ha detto il sindaco. Ma guardi, L'inesattezza qual è? La falsità, se c'è un elemento di falsità. non penso né a falsità né a altre cose. Penso soltanto che ci sia scarsa attenzione e troppa facilità. E non tenere conto dei problemi che il terremoto può provocare e soprattutto il non rispetto della legge, E lui che è fondamentale. perché il primo cittadino non la rispetta? Perché non fa questi controlli? Ha detto che Perché non ha i soldi, è così. non avere i soldi è un problema secondario, perché con una variazione di bilancio togliere 100.000 euro in un'opera pubblica tipo i marciapiedi di via Marconi, spostare 100.000 euro, chiamare il consiglio comunale a raccolta ed avere il voto di tutti per la vulnerabilità sismica sulle quattro scuole e la casa comunale di Tagliacozzo era cosa fatta. Chiunque abbia un briciolo di responsabilità dell'opposizione non può fare altro che votare a favore, quindi la variazione di bilancio sarebbe stata immediata. Ma io vengo qui, direttore, Sì. e vengo proprio perché per sollecitare ancora una volta e pungolare ancora di più l'amministrazione, perché in 2 anni e mezzo le verifiche sismiche di fatto non si sono fatte. Io non voglio guardare quello che è successo ieri con le altre amministrazioni, io non ne facevo parte. Amministro oggi per la prima volta, faccio l'opposizione e dopo 2 anni e mezzo registro che siamo fuori legge. Nell'ultima intervista poi ho assistito a una cosa veramente assurda, la chiusura dell'intervista del mio primo cittadino, Sì. quando diceva che la politica è l'arte dell'essere e del non essere, si può fare, non si può fare, bisogna scavalcare il protocollo. Ma che significa? La legge è la legge. Io mi riferisco alle prove sismiche che andranno fatte entro il 31 marzo 2013. Che le devono fare le altre amministrazioni? Sì, va bene, ma sono 2 anni e mezzo che le dobbiamo fare Ecco, noi. diciamo, se ricordo bene, il motivo del contendere era tutto in presunti errori precedenti che hanno impedito di prendere fondi che sarebbero stati usati per mettere a norma Ecco, gli quindi ci edifici spostiamo nella seconda scolastici. parte Sì, del mio prego. intervento. Io posso tranquillamente dire che comuni vicino al nostro, tipo quello di Santa Maria, il 6 luglio protocollava un progetto, protocollava le schede esatte, dove praticamente diceva, formulava le schede in maniera esatta e diceva, quali fondi gli occorrevano e
trovava il nesso fra il terremoto del 2000, del 6 aprile 2009 dell'Aquila e i danni subiti dalle scuole. E sì, ha avuto 300.000 euro di finanziamento. Il Comune di Tagliacozzo ha presentato un progetto per un polo unico scolastico, ha toppato pienamente, perché l'ha presentato il 17 di luglio, quindi 11 giorni dopo Santa Maria è stata finanziata e il Comune di Tagliacozzo no. E in questo progetto, direttore, mi permetta, prego, in questo progetto parlo della scuola che è messa in modo migliore, l'Argoli. Uh-huh. L'Argoli, il tecnico che poi è l'ufficio tecnico del Comune di Tagliacozzo, dell'ufficio urbanistica, quindi non sono persone di fiducia. A favore di telecamera, perché? Sono persone di fiducia. Ecco, tutte le carte relative all'Argoli. Dice testualmente, si sottolinea come a seguito di recenti eventi sismici dell'aprile 2009 e di altri eventi minori successivi, sì, cioè questo è chiaro, sono comparse micro lesioni sulle travi portanti del solaio sottotetto, alcune interne ed altre perimetrali, e alcune all'indosso di alcuni solai. Beh, se permette, questa è un'affermazione grave, gravissima. Diciamo che non ci sono le condizioni per concedere un'agibilità, parole povere. Ma l'agibilità secondo me è secondaria, non c'entra l'agibilità con le prove di vulnerabilità sismica, sono due cose completamente diverse. Guardi, il progetto che hanno inviato all'Aquila conclude dicendo la non idoneità a tali livelli di sicurezza o comunque alla necessità di costose e complesse opere di consolidamento. Ecco, io lo faccio vedere. Questo lo scrive l'ufficio tecnico. Le persone di fiducia del sindaco. Tradotto in parole povere, ci sarebbe da intervenire sugli edifici. Certamente ci sarebbe da intervenire sugli edifici che, secondo me, ad esempio la stessa Bevilacqua, secondo me oggi aver speso 380.000 euro sulla Bevilacqua rifacendo tetto ed altre cose, io sono più che certo, sì, sono più che certo che la Bevilacqua non è scuola a norma. Perché le dico questo? Da un'indagine geologica fatta dalla passata amministrazione, da geologi che si sono aggiudicati l'appalto, mm-hmm, risulta che sia la Bevilacqua sia l'Argoli hanno un'accelerazione sismica 2, 3, 4 volte superiore al normale. Ma poi c'è di più. La storia dei finanziamenti, andiamo proprio sul vivo, sul nocciolo della questione. Sì. Carta canta. Cioè il 25 luglio 2012 la regione Abruzzo scrive al Comune di Tagliacozzo e gli dice che il termine ultimo è il 31 di marzo, quindi bisognava sbrigarsi a fare le schede. Ma io ho di più, non mi fermo qui. No, perché comunque ci vediamo, veniamo al dunque. Sì, questo è il dunque. Questo comporterà un esborso di cifre esorbitanti. Come se ne esce? Come se ne esce? Se ne esce che ormai i cittadini di Tagliacozzo, per sopperire all'ingiustificato modo di condurre una politica senza programma dell'attuale maggioranza, dovrà esborsare, non so, 1 milione, 2 milioni di euro. Chi le metterà a posto le nostre scuole? Questo è il progetto, è la lettera, di, sì, è il protocollo del Comune di Tagliacozzo che invia il progetto al presidente Chiodi. Eccolo qua. Sì. E porta la data del 17 luglio 2011, cioè, uh-huh, 2 mesi dopo che l'attuale amministrazione si è insediata. Sì. Il presidente Chiodi risponde e dice testualmente: caro sindaco, mi rincresce riportarle che non si è potuto inserire la sua richiesta di finanziamento giunta allo scrivente con note eccetera eccetera, in quanto risulta che la stessa non evidenzi il necessario nesso di casualità tra i danni segnalati ed il sisma del 6/4/2009. Ma questo però non implica che Chiodi dice no, il presidente Chiodi non dice non ti finanzio più niente, sì, no, va oltre e dice: al fine di valutare la possibilità di finanziamento con i prossimi provvedimenti che potranno essere emanati a seguito di eventuali economie rispetto allo stanziamento complessivo del piano Scuola Abruzzo e il futuro in sicurezza, le chiedo di trasmettere una scheda di progettazione preliminare corredata dalla scheda allegata alla presente. Allora, questa è la lettera del presidente Chiodi
La prego di inquadrarla, grazie. Sì, sì, sì. E poi qui lo stupore. Un qualcosa di eccezionale, qualcosa che io non avevo mai visto. 53 anni, non ho mai visto qualcosa di simile. Prego. La regione Abruzzo, non so, adesso mi faranno, saranno... Rullo dei tamburi? I tecnici, no, sì. Mi viene da sorridere. Saranno i tecnici, invia una scheda all'amministrazione comunale con le freccette e il segnetto dove debbono comporre la scheda. Beh, siccome rimaniamo in termini scolastici, io non ricordo fin dalle elementari che qualcuno mi facesse freccette per indicarmi che cosa dovevo fare e che cosa diceva la legge. Ma poi è stata riempita questa... No, queste non sono mai... è rimasta la lettera morta. Esattamente, siccome non sono mai andate queste schede, noi non siamo rientrati nemmeno nella seconda tranche dei finanziamenti, cioè quelli che ha preso, ad esempio, il Comune di Santa Maria. Le faccio vedere, se mi permette, le faccio vedere un altro documento, sì, dove... Guarda, perché... Poi è semplice addossare la colpa ad altre amministrazioni, poi io non mi devo difendere nessuno. Io amministro dal 17 maggio 2011, in minoranza il Comune di Tagliacozzo. Questo è l'elenco dei comuni che hanno fatto richiesta. Le faccio un esempio. Pescina, sì, l'ha fatta il 7 ottobre 2011. Sì. Sante Marie l'ha fatta il 6 luglio 2011. Tagliacozzo il 19 luglio 2011. Qua sotto... Parla chiaro, considerato che le richieste dei comuni di Capistrello e Tagliacozzo non possono essere accolte allo stato degli atti in quanto mancanti del necessario nesso di casualità tra danni evidenziati ed eventi sismici del 6 aprile 2009, non vengono presi in considerazione, però questo non indice che non le finanzio, certo. Che fammi le schede e te le finanzio, ma se qui nemmeno l'ABC della politica riusciamo a fare... Tanto più che il presidente Chiodi è della stessa cordata, lo dice, sì, il sindaco, sì, sì, sì. È della stessa cordata del... Sì, vabbè, si parla in entrambi i casi di centrodestra. Voglio andare oltre, permetta, voglio andare oltre. La domanda. Voglio andare oltre, me la faccia la domanda, me la faccia perché sì, sarò felice di rispondere. Andiamo oltre, appunto, e cosa chiedete? Andiamo oltre, dico che la scuola non è né di destra né di sinistra, mm-hmm. Che il presidente Chiodi ha fatto moltissimo inviando un qualcosa... una freccetta, una scheda con delle freccette, sì. Il minimo proprio, cioè, qualcosa di sinceramente di avvilente? Sì, perché io da amministratore non riesco a trovare le parole, rimango ammutolito davanti a tanta dissennatezza, usiamo questo termine, e allora cosa chiedete adesso? Che cosa chiediamo? Chiediamo immediatamente che venga fatta una variazione di bilancio e che venga votata dal Consiglio Comunale all'unanimità per risolvere questo problema della vulnerabilità sismica. Anche perché sento così tanto questo problema, direttore, mi permetta. Io sono 35 anni che lavoro come assistente tecnico al Ministero dei Beni Culturali, mi sono fatto il terremoto di Avellino, dell'Irpinia, quello dell'Umbria e quello dell'Aquila, sì. E ci ho sofferto, ho visto di tutto e di più, quindi so che cosa significa accelerazione sismica. Detta dai geologi, non da un povero assistente tecnico del Ministero dei Beni Culturali, ma da geologi qualificati, è allegata al piano regolatore della precedente amministrazione, e lì c'è scritto chiaramente: le due scuole hanno un'accelerazione sismica 2-3 volte superiore. Qui mi sembra, poi quando si parla di sorvolare il protocollo, ma la politica può tutto e il contrario di tutto. Non è vero, il presidente Chiodi non può assolutamente cofinanziare qualche cosa con questa legge o trovare i soldi, perché fa da pretesto ad altre amministrazioni. Perché Capistrello non dovrebbe usufruire degli stessi fondi di Tagliacozzo, o un altro comune non dovrebbe usufruire degli stessi fondi di Tagliacozzo? Quindi è un'enorme boiata. Questa boiata la dice il baby sindaco del comune di Tagliacozzo. Solo il baby sindaco può dire queste cose. Io... Tutto chiaro, perfetto. Io, guardi, sono sconcertato perché anche mio figlio va a scuola l'ultimo anno, grazie a Dio, spero che vada subito via. Ma non per fare terrorismo, assolutamente, guardi. Perché il pensiero va a tante e tante brutte cose che si sono viste. Oggi
Oggi a me piange il cuore dover dire queste cose perché non sono belle per il comune di Tagliacozzo. Io Tagliacozzo lo vedo un comune brillante, vedo un qualcosa di un bellissimo futuro per il comune di Tagliacozzo. Certo, se amministravamo noi avevamo un programma, cioè noi non andavamo la mattina, ci sedevamo sulla scrivania e pensavamo che devo fare oggi? Oddio, è l'una, è tardi, vado a casa. No, io il programma ce l'avevo fatto, quello dei 100 giorni e un programma quinquennale per il benessere dei cittadini degli agozzani. La loro frase diventiamo ricchi tutti insieme, tanto sbandierata all'inizio della campagna elettorale, a me è rimasta impressa Sì. perché, insomma, io penso che è uno slogan poco, parte poco credibile. Ecco, probabilmente ci si ritorce contro e Tagliacozzo non merita questo. Allora, siamo in attesa della variazione di bilancio, della replica del sindaco, è sempre ben accetto. Intanto noi ringraziamo Roberto Giovagnolio a Grazie Marsiglia. a lei, dottore.